l'uso che può fare di Bartleby. Non intervengo come critico, non ho le credenziali. E la cosa che, da cui volevo partire, ho portato delle slide sempre 0.0 era questa. E un testo di Harold Pinter del 1959 che si chiama White Fabric, un testo molto breve, in realtà volevo leggere appunto due testi molto brevi e un altro testo molto breve, e ve lo leggo semplicemente, anche perché molto molto breve. E sono due protagonisti, uno si chiama Phillips ed è il padrone di questa fabbrica, un altro è Wills, che è un impiegato. Ah, Wills, venga, si accomodi. Grazie, signor Phillips. Ha avuto la mia ambasciata? Un momento fa. Bene, bene, bene. Allora? Un sigaro? No, grazie, non è roba per me, signor Fitz. Dunque, caro Fitz, ho sentito che ci sono dei guai in fabbrica. Già, forse guai è la parola giusta, signor Fitz. Ma si può sapere cosa sta succedendo? Beh, non saprei spiegarglielo esattamente, signor Fitz. Via, caro Fitz, dovrò pur sapere se devo fare qualcosa. Vede, signor Fitz, si tratta semplicemente del fatto che gli operai, insomma, sembra che abbiamo preso in antipatia i nostri prodotti. In antipatia. Pare che non gli vadano più a genio. Più a genio. Ma se siamo rinomati per la nostra produzione, i nostri prodotti sono i prodotti migliori di tutto il paese, i nostri operai sono i meglio pagati dell'industria, abbiamo la merce più economica di tutta la regione, mai un pasto uguale all'altro, una sala da biliardo, una piscina tutta per loro, e che ne dice della discoteca privata? E ora lei mi viene a dire che non sono contenti. Oh, no, in quanto a questo gli operai le sono molto grati per tutte le agevolazioni, è solo che i prodotti non li vanno più a genio. Ma se sono prodotti bellissimi, ci sono stato in mezzo tutta la vita, io in questa industria non ho mai veduto prodotti così belli. Eppure è così. E cosa sarebbe che non gli vada? Beh, per esempio, l'ugello di ottone. Cosa ci trovano da dire sull'ugello di ottone? Non gli va più. Ma sembra una perfezione, ma proprio una perfezione. Eppure l'hanno preso in antipatia. Roba da pazzi. E non è soltanto l'ugello di ottone, signor Fitz. E cos'altro c'è? C'è il grattapugia. Il grattapugia. Ma dove si potrebbe mai trovare un grattapugia migliore? C'è il grattapugia e il grattapugia, signor Fitz. Sì, lo so che c'è il grattapugia, ma dove si potrebbe trovare un grattapugia con un rimbuzzo più perfetto di questo? Non vogliono più saperne. Ma questo è sconvolgente, sconvolgente! E che altro c'è? Su, Wills, mi dica tutto, non mi nasconda nulla, per carità. Beh, mi duole doverglielo dire, ma non possono neppure sopportare il raffinatoio e il raschiatoio. Il punzone con la coppella e il dissentino, ma assurdo, ma cosa possono avere contro il raschiatoio e il raffinatoio e il punzone contro la coppella e il dissentino? Tutto quello che posso dire è che c'è un gran fermento in giro, e poi si tratta anche del ballotto, del bandone, della barra, della collata e della lega. Ma come? Anche della manica, del mortaio, del padellotto, del trapano, del compratore verticale meccanico e degli stantuffi. No. Quello che li fa diventare verdi da rabbia sulla sentiva nominale è il cubilotto. Il cubilotto. Non il mio cubilotto. Che vuole che le dica, signor Fitz? Hanno preso tutto sulle scatole, attizzatoi, cannelli, cesoi, cilindri, cappelli, crogioli, distendini, distillimetri, facchiari, stozzo, stazza. Tutto, insomma. Non il mio cilindro per laminatori. E come? Il suo cilindro, il suo maglio, il suo cannello ferruminatorio, il suo filone ferrugginoso, i suoi refrattari, il suo tripodo, il suo schiatatoio. Non il mio schiatatoio col manubrio. E senza manubrio. Senza il manubrio. E con il manubrio. Non con il manubrio. E senza il manubrio. Senza il manubrio. Con il manubrio e senza il manubrio. Con il manubrio e senza il manubrio. Con o senza? Ma si può sapere cosa diavolo vogliono? Fare casino. E ho preso questo testo pazzesco di un giovanissimo Pinter, in realtà perché mi sembrava appunto un fratello di Bartleby, e in realtà all'inizio, quando insomma, forse la prima volta che ho letto Bartleby, l'ho letto in questo senso qui, cioè l'ho letto come
di un personaggio che fondamentalmente si ribella. E quello che mi è venuto in mente per interpretarlo, mi sono andato a rileggere un saggio degli anni tra gli anni 50 e gli anni 60 di Thomas Pynchon, che si chiama It is okay to be a little bit, un saggio bellissimo, si trova online, mi sembra pubblicato nel New York Times a suo tempo, appunto, lo trovate, un saggio di una decina di pagine. E in questo saggio, appunto, se è ok essere luddisti, va bene essere luddisti, in realtà dice una cosa, insomma, fa una ricostruzione storica della figura di Ned Ludd, parla soprattutto anche poi della letteratura americana contemporanea, fa tutta una panoramica sulla fantascienza. Ma la cosa che mi interessa è che a un certo punto lui dice: Ned Ludd in genere viene considerato come uno che, rispetto alla rivoluzione industriale, agisce con una cosa che chiama in effetto of insane rage, con una fitta, con un piglio di rabbia in qualche modo folle, che si scaglia contro le macchine con questa rabbia folle, senza senso, senza appunto poi quello che sarà stato, appunto le forme della rivolta, le varie forme dei socialismi, dell'anarchia, delle varie forme di rivolta. Invece Ned Ludd sembra un folle in qualche modo, e in realtà lui mostra, Pynchon mostra bene come in fondo non è folle questo suo comportamento luddista, questo suo comportamento antisistemico, ma perché, diciamo, prende come obiettivo le due cose che rappresentano le macchine, ossia il fatto che a un certo punto rappresentano il capitale, qualcuno che ha in fondo la possibilità di creare disuguaglianza attraverso appunto un'accumulazione di capitale, e la sostituzione del lavoro dell'uomo. E questa cosa, insomma, era ben presente per gli operai dell'inizio della rivoluzione industriale, e quindi scagliarsi contro le macchine non era evidentemente un gesto così folle, ma era un gesto che in realtà riusciva a elaborare linguisticamente anche questa cosa, quindi appunto in una forma di razionalità nuova, la rivolta contro il capitalismo che appunto incombeva. E quindi in realtà la prima lettura che provo a dare di Bartleby, sì, che forse deriva dalla prima lettura che feci a suo tempo, è una lettura fondamentalmente di tipo politico. Siamo a Wall Street, c'è un saggio, insieme su N+1 l'anno scorso, che appunto faceva in qualche modo i conti con il movimento Occupy Wall Street e Bartleby. Che cosa dice Bartleby al movimento Occupy Wall Street? E effettivamente, insomma, sembra da un certo punto di vista una lettura politica. Abbiamo parlato appunto prima anche Bumin 4 faceva una lettura almeno trasversalmente politica di questa cosa. E quindi il testo che a un certo punto è incappato rispetto a questo ragionamento è un altro testo del 1951, che è L'homme révolté, l'uomo in rivolta, di Camus, che dice fondamentalmente appunto a una cosa molto semplice, proprio all'inizio, dice: che cos'è un uomo in rivolta? È un uomo che dice no, ma se rifiuta non rinuncia tuttavia. È anche un uomo che dice di sì, dal suo primo muoversi. Uno schiavo che in tutta la sua vita ha ricevuto ordini, giudica con tratto inaccettabile un nuovo comando. Qual è il contenuto di questo no? Significa, per esempio, le cose hanno durato troppo, fin qui sì, al di là no, vai troppo in là, e anche c'è un limite oltre al quale non andrai. Insomma, questo no afferma l'esistenza di una frontiera. Questo sembra che a un certo punto sembra fare Bartleby, dice c'è un limite, questo limite che sia un limite della sua vita biografica, un limite che non si capisce se appunto deriva dal lavoro che gli viene chiesto di fare, un limite nella storia, un limite in qualche modo nel modo in cui si è sviluppata una certa società. Comunque c'è un limite che ha raggiunto, e quindi lui dice fondamentalmente no. Però evidentemente appunto questa lettura che veniva fuori anche qui da più parti non rende completamente giustizia alla prismaticità di Bartleby. Più o meno, insomma, ognuno a suo modo ci ha visto
una dimensione che allude ad altro, che sia una dimensione del sacro, una dimensione angelica, una dimensione etica, una dimensione religiosa, comunque una dimensione che allude ad altro, che non è una dimensione prettamente politica, ma in qualche modo provo a fare lo stesso gesto che facevi prima, in qualche modo cerca un passaggio. E questo passaggio, appunto, ho pensato di trovare un altro fratello di Bartleby in un racconto della raccolta di Donald Bartleby, che si chiama Ritorno al dottor Caligari. E vi leggo un pezzetto di questo racconto, dell'inizio. Questo racconto si chiama Marie, tieniti stretta. Mercoledì 26 aprile, Henry Mackey, Edward Escher e Howard Hector sfidarono un temporale per dimostrare contro la condizione umana. Cominciarono a San Giovanni il Precursore sulla 69esima strada alle 1.30 del pomeriggio, formando picchetti con cartelli che recavano gli slogan: l'uomo muore, il corpo è disgustoso, cogito ergo niente, abbandonate l'amore, e distribuendo inviti per la conferenza di Henry Mackey e Clement Lewis la sera dopo. Ci fu molto interesse per gli astanti nei palazzi della chiesa. Un uomo che disse di chiamarsi William Rochester venne a incoraggiarli. È così che si fa, disse. All'1.50 circa un sacrestano grasso e ben vestito venne fuori dalla chiesa per discutere il nostro diritto di picchettaggio. Aveva un doppio mento che si agitava sgradevolmente e mi vuole dirlo, non sembrava un bravo uomo. Va bene, disse, ora sgomberate, ora dovete sgomberare, non potete picchettarci. Disse che non c'erano mai stati picchetti intorno alla chiesa, che non si potevano fare picchetti senza il loro permesso, che il marciapiede era di proprietà della chiesa e che avrebbe chiamato la polizia. Henry Mackey, Edward Escher, Howard Hector avevano già ottenuto il permesso della polizia per la dimostrazione grazie a un fortunato senso di previdenza e lo confermavano mostrandogli il foglio che avevamo ottenuto al comando di polizia. La cosa irritò vivamente il sacrestano che rientrò brontolando in chiesa per riferire a qualche superiore. Henry Mackey disse: beh, preparate il parafulmine. Edward Escher e Howard Hector risero. Fra i passanti della 69esima strada crebbe l'interesse per la dimostrazione e parecchia gente accettò i nostri volantini e cominciò a fare ai picchettatori domande del tipo: che volete dire? E voi giovanotti siete stati educati in seno alla chiesa? I picchettatori rispondevano a queste domande con tranquillità ma con fermezza e fornivano tutti i particolari che si poteva immaginare interessassero a chi si trovava a passare di lì per caso. Alcuni dei passanti facevano osservazioni sarcastiche. Una che ricordo è: cogito ergo andatelo a prendere nel culo. Ma il contegno di picchettatori fu esemplare in ogni momento, anche più tardi quando la situazione cominciò a farsi, secondo l'espressione di Henry Mackey, un po' tesa. La gente, cui stanno a cuore i diritti di difendere i picchetti, dovrebbe rendersi conto che questi diritti vengono minacciati per lo più non dalla polizia, che generalmente non ti molesta se seguite l'opportuna fila burocratica, vale a dire di procurarle permesso, ma da individui che vi si avvicinano e tentano di strapparvi il cartello dalle mani o, in un singolo caso, vi sputacchiano. L'individuo che fece questo era, per strano che possa sembrare, molto ben vestito. Che cosa mai poteva avere in mente un tipo simile? Non ci fece neppure domande riguardo la natura e lo scopo della dimostrazione. Sputò soltanto e se ne andò. Non disse una parola. Ci domandammo chi diavolo fosse. Alle 2:00 circa, un dignitario assai importante, in abito talare nero, venne fuori dalla chiesa e ci chiese se avevamo mai sentito parlare di Kierkegaard. Ci chiedeva addosso proprio come stava piovendo sui picchettatori, ma non sembrava farci caso. Questa dimostrazione rivela uno spirito kierkegaardiano che io capisco, disse. E poi ci chiese di trasferire le nostre operazioni in qualche altro posto. E a me chiede come ebbe con questo dignitario una discussione molto interessante di una decina di minuti, durante la quale vennero scattate foto dal New York Post, dal Newsweek e dalla CBS, che Henry Mackey aveva avvisato prima della dimostrazione. I fotografi resero un po' nervoso l'ecclesiastico, ma bisogna dargliene atto e gli mantenne il suo ipocrita atteggiamento di cortese interesse fino all'ultimo. Disse parecchie cose banalissime, tipo: la condizione umana è qualcosa di dato, quello che conta è cosa ne facciamo, e il corpo è semplicemente il tempio nel quale dimora l'anima, e che Henry Mackey contrabbatté con la famosa domanda: perché deve essere così? Che ha fatto ammutolire tanti bigotti e pensatori ortodossi, e con la quale egli ci aveva conquistato, a noi dei picchetti, alla sua causa prima di ogni altra cosa. Perché? Esclamò l'ecclesiastico. Era chiaro che era stato tolto alla sprovvista. Perché è così. Dovete affrontare le cose come sono, affrontare la realtà. Ma perché deve essere così? Ripeteva Henry Mackey. Che poi la tecnica della domanda alla quale si è usata in questo modo non si riesce a rispondere. Una vampata di ira e di frustrazione percorse il viso dell'ecclesiastico. La condizione umana è un dato fondamentale, dichiarò l'ecclesiastico. È immutabile, fissa e permanente. Sostenere qualcosa di diverso
È precisamente questo, disse Henry Mayne, il motivo per cui va messa in discussione. Ecco, la domanda, che evidentemente è appunto una domanda fratella, una domanda sorella, sostanzialmente, di fare tutto un discorso su perché cambiare il linguaggio e dare un... Però è questa qui, insomma, è un'altra domanda di questo tipo. Perché deve essere... Ma perché deve essere così? Che è una domanda insensata, effettivamente. Abbiamo la condizione umana. Perché deve essere così? Eppure, in qualche modo, è una domanda che, come dire, ci dice qualcosa. Non sappiamo bene cosa, perché è una domanda che non può stare in una forma logica, non ha nessuna logicità. E effettivamente, come dire, fa un po' il paio con la domanda di... con domanda, affermazione, però non sappiamo neanche, appunto, se è una domanda... quella di Bartleby o è una, come dire, una dichiarazione, non una forma interrogativa, ma come dire, un'interrogativa strana. E, però appunto sottolinea il fatto che quello che dice Bartleby non è no, non è il no di Camus, per esempio. Cioè, è il no di Camus, ma va oltre, cioè è un preferirei di no, I would prefer not to, che è una cosa, come dire, che grammaticalmente è insensata. Preferirei di no. Anzi, tradurla in qualche modo, in un altro modo io avrei tradurla, preferirei di non. Preferirei non cosa? Non è niente di dire. Preferirei di non. Scusa, ma dimmi che cosa? Preferirei di non. Nel senso che è una, in sé, come dire, ha proprio una illogicità, è una forma di resistenza, di attrito rispetto alla logica, che si dimostra appunto nella stessa struttura linguistica della frase di Bartleby. E quindi a un certo punto, ovviamente, diciamo, avevo finito, ero andato verso un altro libro, che è l'ultimo, che è La conferenza sull'etica di Wittgenstein, un testo anche questo molto breve, non vi cito tutto, non vi leggo tutto, ma vorrei leggervi almeno un paio di frasi. È un testo molto breve del 1930. Wittgenstein praticamente non ha mai scritto nulla sull'etica, ma a un certo punto viene chiamato a fare una piccola conferenza, non si sa bene in realtà se l'abbia fatta nel 29 o nel 30. Comunque, in realtà parla dell'etica e insomma, sono contento appunto di non cascare proprio fuori contesto, e insomma da una definizione di etica che prende dai principi etica di Moore, e dice etica in generale la ricerca generale su ciò che è bene. E, però a un certo punto, come dire, fa un'analisi linguistica di ciò che è bene. E, per esempio, comincia a dire: se dico per esempio che questa è una buona sedia, ciò significa che la sedia serve a un certo scopo ben determinato, e la parola buono qui ha un significato solo se questo scopo è fissato in precedenza. Infatti la parola buono, nel senso relativo, significa semplicemente raggiungere un certo livello predeterminato. Così quando diciamo che quest'uomo è un buon pianista, vogliamo intendere che può suonare pezzi di un certo grado di difficoltà. E similmente, se mi dico che per me è importante non prendere freddo, voglio significare che prendere un raffreddore produce certi disturbi descrivibili nella mia vita, eccetera, eccetera. E se dico che questa è la via giusta, vi aggiusta relativamente alla meta. Usato in questo modo, in tal modo, queste espressioni non presentano problemi gravi o di difficile soluzione. Ma questo non è il modo in cui l'etica le usa. Supponiamo che io giochi a tennis e che uno di voi mi veda giocare e dica: in realtà lei gioca abbastanza male. E supponiamo che io replichi: lo so, gioco male, ma non voglio giocare meglio. Quell'uno di voi potrebbe allora soltanto dire: se è così, va tutto bene. Ma supponiamo che io invece abbia detto a qualcuno di voi una bugia assurda e che costui venga da me e mi dica: lei si comporta come un disgraziato. E io gli rispondo: lo so di comportarmi male, ma io non voglio comportarmi meglio. Lui forse potrebbe dirmi: ah, non potrebbe dirmi appunto, ah, se è così va tutto bene. Direbbe piuttosto: ma lei dovrebbe desiderare di comportarsi meglio. In qualche modo, che cos'è questo livello diverso del bene, del buono? E fa un ulteriore esempio, un esperimento mentale, Wittgenstein. Permettetemi di spiegare tutto ciò. Supponiamo che uno di voi fosse onnisciente e conoscesse tutti i movimenti di tutti i corpi del mondo, vivi o morti, e conoscesse anche tutti gli stati mentali di tutti gli esseri umani che siano mai vissuti. E supponiamo che quest'uomo abbia scritto tutto ciò che sa in un grosso libro, cioè un grosso libro che contiene fondamentalmente tutti i fatti di tutti i tempi, di tutte le età, di tutte le persone. Quello che voglio dire è che questo libro enorme
non conterebbe nulla di ciò che potremmo chiamare un giudizio etico o qualcosa che logicamente implichi un tale giudizio. Allora, che cos'è questo piano etico? Se per esempio nel vostro libro universale leggiamo la descrizione di un delitto, compresi i particolari fisici e psicologici, la pura descrizione di questi fatti non conterà nulla che potremmo chiamare una proposizione etica. Quello che in qualche modo andiamo a vedere è un piano etico verso appunto una forma di assolutezza, cioè quello che vogliamo non è la via giusta per, non è qualcosa importante a favore di qualcosa, ma qualcosa di assolutamente giusto. La via, dice Wittgenstein, che per necessità ciascuno a un certo punto dovrebbe prendere, il bene assoluto, il valore assoluto. A un certo punto l'esempio che fa Wittgenstein, questo è il punto di cui voglio parlare, l'esempio che fa Wittgenstein è un esempio di certe frasi che noi diciamo in generale. Queste frasi sono per esempio appunto certe esperienze che uno fa. Il modo migliore di descrivere queste esperienze che quindi attengono a un altro piano, è per esempio frasi del tipo: mi meraviglio dell'esistenza del mondo. Oppure frasi come: quanto è straordinario che ogni cosa esista. Oppure: quanto è straordinario che il mondo esista. Oppure farò menzione di un'altra esperienza, forse che può essere nota ad alcuni di voi. L'esperienza si potrebbe dire di sentirsi assolutamente al sicuro. Intendo lo stato d'animo in cui si è portati a dire: sono al sicuro, nulla può recarmi danno, qualunque cosa accade. In tutti questi casi io mi meraviglio di qualcosa perché è com'è e che potrei concepire come diversa. Ossia, in tutti questi casi, in qualche modo, come dire, annudo a un altro piano, a un'esperienza di un altro tipo, e che però esprimo in una forma logicamente e linguisticamente insensata, come non senso. Quindi sto andando su un piano del discorso, che da un punto di vista logico non tiene più, eppure qualcosa in qualche modo esprime. Qui mi sento assolutamente al sicuro, finalmente faccio una bellissima passeggiata, si pensava appunto, si citava Balzer prima, faccio una bellissima passeggiata nella neve, ecco, adesso capisco l'esistenza del mondo perché ha senso. Questa frase è assolutamente insensata da un punto di vista logico. Mi meraviglio dell'esistenza del mondo. Uno si meraviglia se in qualche modo adesso entra nella stanza qui il rettore, ecco, mi sono meravigliato perché non pensavo che arrivasse il rettore, invece è arrivato. Ma mi meraviglio dell'esistenza del mondo è qualcosa che da un punto di vista logico, linguistico, non ha più senso. Questa cosa appunto Wittgenstein la chiama in qualche modo spingersi, io direi veramente, come dire, occupare quel muro di Wall Street e cercare di buttarvi su. Tutto questo ha a che fare, queste sono le ultime slide, ha a che fare con un piano che evidentemente, come dire, ci ha aperto Nietzsche in questo secolo, ma ha a che fare anche con, se dobbiamo fare un piano che conclude, diciamo, in un senso politico, ha a che fare con una politica che spesso può essere diventata semplicemente amministrazione del quotidiano, può essere diventata appunto semplicemente buon governo, può essere diventata appunto un prendersela contro una cattiva gestione. Tutto questo che cosa ce ne interessa in fondo? Se non c'è una prospettiva alta, se non c'è quell'attraversamento che va da un'altra parte, se non c'è una dimensione fondamentalmente teologica, tutto questo in realtà non conta nulla, non conta nulla. Io sono passato da una generazione che è quella fondamentalmente nata nei malinconici, cioè insomma che è stata adolescente nei malinconici anni 90, dove la politica evidentemente ha avuto qualche forma di riflusso, e penso a molti testi che ho letto durante gli anni 90 e i primi anni 2000 di scrittori fondamentali, appunto, che descrivevano questa condizione politica come una condizione di sabotaggio dell'esistenza. La quantità di fantasmi, amici immaginari, persone che si bruciavano, suicidi, se penso, che ne so, a Alice Sebold, un romanzo come Amabili Resti, che racconta di una ragazzina stuprata e racconta fondamentalmente quindi di una persona che sta in un altro mondo, una sorta di angelo, però neanche un angelo, ma una persona che sta in un limbo. Se penso a forse il più bel romanzo degli ultimi 20 anni italiano, uno dei più bei romanzi, Un amore dell'altro mondo, l'io narrante, il protagonista, è l'amico immaginario di Kurt Cobain, cioè qualcuno che per fare la sua battaglia politica in qualche modo decide di sabotare l'esistenza stessa.
Ecco, questa forma di sabotaggio, secondo me, dell'esistenza ha un suo rovescio della medaglia, ha un suo rovescio della medaglia, e il suo rovescio della medaglia è questo. In quella che è la nostra parola quotidiana, la rivolta svolge la stessa funzione del cogito nell'ordine del pensiero, ma questa evidenza trae l'individuo dalla sua solitudine. È un luogo comune che fonda su tutti il suo primo valore. Mi rivolto, dunque siamo.